Dopo il ritrovamento a Gaza di sei giovani ostaggi uccisi in un tunnel e le manifestazioni di questa notte con 29 arresti, giornata di sciopero generale in Israele, la manifestazione indetta per fare pressione per raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas nella striscia è stata fermata nel pomeriggio dal Tribunale del Lavoro su pressione del governo per non bloccare le attività del paese, ma potrebbe proseguire anche domani. E mentre l'ONU chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, raid di Israele su una scuola a Gaza con almeno 11 morti.